Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo la videomicroscopia, cioè l'interfacciamento tra un microscopio ottico, tra una telecamera per microscopio e un monitor di un computer. Vediamo ora alcuni vantaggi dell'uso del videomicroscopio. Uno degli aspetti fondamentali è di permettere a più persone di osservare contemporaneamente l'oggetto posto sotto l'obiettivo del microscopio. Quindi l'osservazione non è singola, ma più persone contemporaneamente possono vedere quello che si sta osservando al microscopio. Questo è un bel vantaggio. Un secondo vantaggio è quello di poter documentare le osservazioni che si stanno facendo, cioè possiamo fare sia delle fotografie, quindi salvare delle immagini, oppure dei video, e questo è anch'esso un bel vantaggio. Vediamo ora cosa stiamo osservando. Stiamo osservando delle fibre di un tessuto. Abbiamo posto un panno sotto l'obiettivo di un microscopio stereoscopico e mettiamo a fuoco pian pianino e vediamo cosa si vede. In questo video stiamo osservando un tessuto attraverso un microscopio stereoscopico, ma possiamo osservare tantissimi altri oggetti, come ad esempio minerali, fossili, pezzi meccanici, foglie, fiori. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube oppure visitare il nostro sito www.elettronicadidattica.com. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto!